Buongiorno e buon lunedì 16 novembre. Anche oggi parliamo di dati, statistiche e di quanto soprattutto è emerso durante la 12ª riunione scientifica SISTUR. Come sapete, l'ho detto già la volta scorsa, sono stato invitato come relatore all'importante riunione scientifica della SISTUR, Società Italiana di Scienze del Turismo, che è ha sede a Roma, ma fondamentalmente è una società accademica, un'associazione accademica che ha respiro nazionale e soprattutto ha come importante momento proprio la riunione scientifica annuale, dove si mettono in luce tutta una serie di cambiamenti del settore turistico che spesso si trovano ad affrontare i nostri operatori in maniera molto pratica e pragmatica, ma non hanno il tempo ovviamente di sviluppare tutta la conoscenza teorico che serve poi da portare nelle università. Perché? Perché effettivamente tutto quello che succede a livello pratico può essere teorizzato o modellizzato, ed è importante riuscire ad arrivare a questo risultato proprio per non avere situazioni dove si va un po' alla cieca senza una metodologia ben definita. Bene, la riunione si è tenuta dal 12 al 14 di novembre. Il 12, giovedì pomeriggio, tra l'altro, l'organizzazione aveva scelto come sede Rimini, poi, come sappiamo, problematiche legate a Covid hanno sostanzialmente trasformato la riunione scientifica in una riunione online. Sarebbe stato bellissimo essere a Rimini, lo dico in particolare per l'amico Claudio Rossi, che è stato l'organizzatore di questa 12ª riunione scientifica e a cui mando un caloroso saluto per il lavoro fatto e per la competenza che ha dimostrato anche a livello tecnico per riuscire a portare questo risultato e quindi poter permettere la realizzazione di questo importante momento, di questo importante convegno. 12 pomeriggio, oltre ai saluti istituzionali che sono sempre molto graditi in queste occasioni di convegno così formale, poi si è parlato sostanzialmente di turismo e digitale. In particolare ricordo Garibaldi, che ha fatto un intervento interessante sull'enoturismo e il digitale, come implementare il digitale nelle varie strategie a livello pratico e pragmatico, anche perché spesso ci troviamo di fronte, e lo vediamo, basta pensare agli stessi ristoranti così che hanno dovuto organizzarsi sul takeaway, tanto per comprendere quanto è caldo l'argomento. Poi venerdì 13 è stato un momento interessante e qui credo di poter portare a casa grandi consigli, ovviamente da professionisti del settore, professionisti ed accademici del settore, ma anche una grande riflessione che ho poi portato alla fine dell'intera 3 giornate di convegno, che è il ruolo della cultura all'interno del settore turistico. Spesso abbiamo parlato di come la cultura, ed è un modello ormai conosciuto e straconosciuto, il concetto per cui la cultura sia a monte del turismo come una sorta di investimento e poi il turismo sia il ritorno economico di questo sistema, a mio giudizio ormai non è più così funzionale, in quanto la cultura reclama giustamente il suo ruolo, ed è un ruolo che anche grazie al digitale sta diventando sempre più evidente, e questo l'ho proprio presentato durante il mio intervento, dove nel momento in cui abbiamo il turismo bloccato per lockdown su marzo-aprile, i contenuti culturali invece hanno un balzo. Ovviamente sono contenuti culturali digitali, ed è interessante notare anche il fatto per cui
in quel momento c'è una richiesta forte di identità. Quindi le comunità che spesso diamo come morte, sbrindellate, non più sfilacciate, non più funzionanti nel modello antropologico del turismo, in realtà esistono e riaffermano la loro forza proprio grazie al momento in cui si ha la perdita, diciamo così, dei valori fondanti, e quindi il ritorno alla coresidenza, cotrascendenza, codiscendenza, ovviamente trasformate da una situazione che è completamente diversa a quelle per cui ci riportavano queste definizioni di comunità che sono alla base sostanzialmente dello studio dell'antropologia. Sono ormai comunque cosa riconosciuta e risaputa, proprio perché lo si nota questa cosa attraverso le varie attività culturali realizzate dai più importanti musei, come anche le più piccole realtà culturali locali, che tra l'altro sono state, questo lo sapete già perché ve l'ho già raccontato, sono state poi inserite in diversi report dove si racconta sostanzialmente come l'Italia culturale si è difesa, diciamo, e anzi abbia, se vogliamo, anche contrattaccato rispetto a una situazione di emergenza, no? E qui si innesta un tema che è stato il filo conduttore, se vogliamo, di tutto l'incontro SISTUR, che è stato il crisis management, cioè la gestione della crisi, la gestione dell'imprevisto, che nel settore turistico purtroppo in Italia viene ancora poco studiato nelle accademie e poco applicato a livello pratico durante le attività, per le attività turistiche, per le agenzie di viaggio, eccetera eccetera. Tra l'altro i dati ci confermano sicuramente un calo ad esempio delle assunzioni, come anche delle presenze di dipendenti, ma se guardiamo i dati in maniera più attenta ci troviamo di fronte a casi nel settore turistico che sfiorano una diminuzione di ricerca del personale e di addetti nel settore che toccherà, ahimè, più del 70%. Finisco questo breve video ricordandovi ovviamente di mettere il mi piace eccetera, ma soprattutto ricordando anche che è necessario oggi come non mai iniziare a ragionare nel settore turistico rispetto a una filiera che sta cambiando completamente. Ultimo tema che è stato il filo conduttore dell'incontro, diciamo, da tre giorni, è stato sicuramente il crisis management. Crisis management, o comunque gestione del rischio, gestione del pericolo, gestione della crisi, che in Italia viene poco studiato, se non addirittura ignorato anche a livello accademico, e nella pratica si lascia l'imprenditore, l'operatore turistico a decidere quali siano le soluzioni migliori in maniera molto autonoma e secondo intuito. Questo è un problema totalmente italiano, è un problema che si ripercuote poi sui dati anche della situazione contingente. Basti pensare che moltissime delle strutture ricettive avranno un calo del 40-50% del loro fatturato, e così possiamo dire anche del personale. Uguale sarà con percentuali addirittura peggiori per le agenzie di viaggio, che toccheranno addirittura il 70%. Interessante notare, questo lo si deve sottolineare, la difficoltà di avere dati aggiornati in tempo reale o quasi, ed è stato ben messo in evidenza da praticamente tutti i relatori. Addirittura ci sono dati discordanti, cosa che ormai non
può più essere perdonata, in quanto il digitale ci permette di avere una risposta praticamente immediata. Io ricordo di software di revenue management perfettamente funzionanti, in grado di prevederti a 2-3 mesi che cosa succede in maniera praticamente perfetta, e questo lo si nota perché anche in diverse dirette ho presentato dei dati che poi sostanzialmente si sono avverati. Il tema del digitale, dei big data all'interno del turismo non è più rinviabile. Bene, anche per oggi si conclude qui il video podcasting. Vi ricordo di mettere il mi piace, iscrivervi al canale, seguirmi sui vari social. Ci vediamo settimana prossima, e si spera questa volta con finalmente i consigli di lettura. A presto!